Le gomme siliconiche sono un prodotto relativamente giovane, nascono verso gli anni 50 per applicazioni industriali e militari, ma sin dalla metà degli anni 60 cominciano a vedere le prime applicazioni nel settore medicale, farmaceutico e alimentare. Ovviamente non tutte le gomme siliconiche sono uguali, pur avendo delle intrinseche caratteristiche di biocompatibilità. Pertanto oggi proviamo a fare delle distinzioni. In generale si può dire che esistono le seguenti categorie di gomme siliconiche: per uso industriale, per uso alimentare, per uso medicale o farmaceutico, sempre sotto i 30 giorni di contatto con fluidi o corpo umano, per uso implantare, di cui non parleremo, ci sono pochissime aziende specializzate nel mondo per questi prodotti. I siliconi per uso alimentare sono di regola normati da ciascun paese, anche se per nostra esperienza le normative più usate sono la FDA CFR 177/2006 o la tedesca BFR sezione 15. Queste normative hanno diversi punti in comune, in particolare gli ingredienti utilizzati per la fabbricazione dei polimeri o delle mescole devono rientrare in una lista positiva, così come la percentuale di sostanze volatili estraibili dopo dei test che vengono effettuati in varie condizioni di tempo e temperatura con diversi liquidi di riferimento. I siliconi per utilizzo farmaceutico o medicale fanno riferimento in generale a due normative, l'USP americana e alla farmacopea europea, e si differenziano dai siliconi per uso alimentare per un più basso contenuto di sostanze volatili e per una serie di prove di biocompatibilità effettuati in vivo, di solito almeno per 5 giorni intramuscolarmente. Accomuna entrambi però la best practice di effettuare un ciclo di post vulcanizzazione adeguato seguendo delle piccole procedure, una formula matematica che su richiesta vi possiamo inviare, così la condividiamo. Ma a chi spetta la scelta di selezionare un silicone piuttosto che un altro? E quando è necessario produrlo in una camera bianca? Risponderemo a questa domanda nel corso del prossimo video. Grazie.